Buongiorno a tutti, sono il dottor Giuseppe Laguardia, podologo. Sono qui nel mio studio di Morlupo per spiegare a tutti l'utilizzo corretto delle mascherine, delle protezioni facciali, affinché costituiscano una protezione e non un rischio per la propria salute. Il video è stato realizzato in collaborazione con il dottor Gianfranco Tarsitani, che ringrazio moltissimo, già ordinario di igiene presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e primario dell'unità operativa di igiene tecnica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Iniziamo a fare chiarezza riguardo le disposizioni diffuse dall'OMS, in apparente contraddizione con quanto sostenuto da parecchi studiosi e virologi italiani. L'OMS raccomanda solo alle persone malate o che assistono persone malate o ai professionisti sanitari di indossare le mascherine di protezione facciale, mentre invece moltissimi virologi e studiosi italiani recentemente consigliano a tutti di indossarle. Dov'è la contraddizione? Ebbene, non c'è contraddizione, lo capiremo tra poco. Il motivo per cui virologi, epidemiologi e medici italiani dicono a tutti di indossarla è perché con il passare delle settimane si sta dando sempre più importanza alla contagiosità dei soggetti in incubazione ed ancor di più all'insidiosa contagiosità dei soggetti asintomatici. Il coronavirus è tra noi, è nelle persone che incrociamo al supermercato, in edicola, in farmacia. Potremmo essere noi stessi a liberarlo nell'aria, io, come voi che mi state guardando. I malati di coronavirus non sono sempre gli altri. Si stima che una persona contagiata possa infettarne altre 18 solo nel periodo di incubazione. Immaginiamo cosa può succedere nel caso di un soggetto asintomatico per tutta la durata della patologia. È importante sapere che il virus sopravvive e si diffonde nell'aria solo all'interno di goccioline di saliva. Ed esistono due tipi di goccioline di saliva. Un aerosol molto fine emesso con la respirazione che evapora dopo pochi secondi, uccidendo qualsiasi coronavirus al suo interno. E goccioline più grandi emesse con un colpo di tosse o parlando, che percorrono una distanza di circa un metro e mezzo prima di depositarsi a terra per gravità. Dunque il rischio è molto alto nel momento in cui una persona malata è a una distanza ridotta, tale per cui le particelle emesse possano giungere direttamente e rapidamente alle nostre mucose orali, olfattive o oculari. Per questo motivo sono due le precauzioni che ci hanno chiesto di rispettare. Evitare gli assembramenti, in modo che l'aerosol fine emesso con la respirazione evapori prima di raggiungere chi abbiamo davanti o di fianco. E in tutte le altre situazioni rispettare la distanza interpersonale di un metro e mezzo, in modo che anche le particelle più grandi, emesse, cadano a terra o sugli oggetti prima di raggiungerci. All'aria aperta, con poche persone e distanze anche maggiori di 2 metri, non è necessario indossare le mascherine chirurgiche o le FFP3, come ad esempio in fila al supermercato o per strada, tantomeno è necessario guidando la propria auto o se ci capita di camminare da soli per strada, non sprechiamole. La stessa regola vale per gli ambienti chiusi con aria ferma, in presenza di poche persone e distanze maggiori di un metro e mezzo. In situazioni in cui invece, come all'interno del supermercato, ci può essere la possibilità che le distanze si riducano, è importante indossarle, è importante che le indossino tutti. Infine, non bisogna avere paura degli spazi comuni, ad aria ferma, al chiuso, come i corridoi o gli ascensori, perché anche vi fosse transitata prima di noi una persona malata, non sono più presenti al nostro arrivo particelle contagiose nell'aria. Le affermazioni di OMS e virologi non sono in contraddizione. La prima sostiene che solo le persone malate devono indossare le protezioni facciali. I secondi, che tutti ci dobbiamo considerare malati a causa del periodo di incubazione e dei casi asintomatici. Ecco quindi che tutti dobbiamo indossare nel modo giusto e nelle situazioni giuste le protezioni facciali. Attenzione, coprire il naso e bocca con una mascherina serve per evitare che le goccioline si allontanino da un soggetto malato, contagiando il prossimo, non serve per evitare il nostro di contagio. A questo proposito bisogna aprire una parentesi sul tipo di mascherine più diffuse, ovvero quelle chirurgiche e le FFP3. Le prime hanno una capacità filtrante molto efficace per l'aria in uscita. Riescono a trattenere la maggior parte delle particelle emesse con un colpo di tosse, con la respirazione o col dialogo, mentre invece sono scarsamente efficaci per l'aria in entrata.
Al contrario, le maschere FFP3 filtrano molto bene l'aria in entrata, mentre invece quasi per niente quella in uscita. Posto qui davanti non c'è un filtro, ma c'è una valvola che lascia uscire l'aria completamente non filtrata. Ne consegue che la scelta corretta per uscire di casa ed andare a fare la spesa o a comprare farmaci in farmacia sia la mascherina chirurgica, perché non dimentichiamolo mai, è importantissimo, siamo noi che dobbiamo considerarci potenzialmente contagiosi e non dobbiamo trasmettere la malattia al prossimo. Mentre invece le mascherine FFP3 lasciamole al personale sanitario, ce ne sono poche in circolazione e sono loro che hanno bisogno di proteggersi al 100% da soggetti che sono certamente malati e non a caso indossano occhiali di protezione. Ecco un altro punto molto importante. Il virus entra all'interno del nostro organismo tramite le mucose orali, olfattive, ma anche oculari. Quindi è completamente inutile indossare mascherine protettive, come ad esempio le FFP3, se non si utilizzano anche occhiali protettivi, come fanno i sanitari in ospedale. È invece fondamentale che tutti quanti indossiamo mascherine chirurgiche in modo da emettere aria non contagiosa e rendere non necessario l'utilizzo di occhiali protettivi. Qualcuno si starà chiedendo come mai un virus che quasi non sopravvive nell'aria riesca a farlo invece per 1, 2, 3 giorni sulle superfici. Ebbene, quando cade a terra o finisce sugli oggetti, soprattutto in luoghi pubblici, maniglie, penso ai manici dei carrelli dei supermercati, incontra un substrato organico invisibile a occhio nudo, dentro il quale sopravvive per molto tempo, dal quale viene protetto. Adesso la seconda parte di video, forse la più importante. Uno dei motivi per cui l'OMS suggerisce solo ai pazienti malati di indossare la mascherina è anche perché se viene fatto nel modo scorretto è più pericolosa che protettiva. E se questo accade a una persona malata, non corre grandi rischi. Se invece succede a una persona sana, il rischio di contagiarsi per un utilizzo scorretto della mascherina è molto alto. Ecco, parliamo di questa leggera, semplice ed efficace mascherina. Dopo 2-3 ore di utilizzo va sostituita perché il vapore acqueo emesso con la respirazione e la carica virale eventualmente presente al suo interno, perché non dimentichiamo, ci dobbiamo considerare tutti potenzialmente malati, ne compromettono l'efficacia. È un valido alleato, non sprechiamole. Indossatela solo quando realmente necessario. Quindi in situazioni in cui sospettate la distanza interpersonale possa ridursi a meno di un metro. Non quando guidate la vostra auto o quando siete soli per strada. È importante usarle nei momenti giusti, ma non sprecarle. Prima di indossarla, lavatevi le mani per almeno 30 secondi strofinando bene o con una soluzione alcolica. Quando la mettete sul viso, la dovete allungare bene sul naso e sul mento e dovete modellare il ferro nasale in modo da farla aderire bene al viso. Mentre la indossate non toccate mai la parte esterna, neanche per sistemarla meglio. Non la abbassate mai sotto al mento per telefonare perché vi manca l'aria o per qualsiasi altro motivo, perché tanto la parte esterna quanto quella interna vanno considerate sempre contaminate. Quando la togliete toccatela solo dagli elastici e smaltitela in una busta di plastica ben chiusa all'interno della indifferenziata, non avendo a disposizione, come qui a studio o in ospedale, un contenitore dei rifiuti speciali. Dopo averla utilizzata, lavatevi le mani con il sapone 30-40 secondi o utilizzate una soluzione alcolica al 75%. Queste sono: lavarsi le mani con acqua e sapone anche per 30-40-50 secondi strofinando bene, o altrimenti utilizzare soluzioni alcoliche al 75% massimo 80%. Ricordiamo che a concentrazioni maggiori, 90-95%, sono molto poco efficaci. Bisogna sempre sternutire o tossire nell'incavo del gomito. Bisogna evitare gli assembramenti. Bisogna rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, anche 2 metri. E infine, importantissimo, non bisogna toccarsi il viso. Purtroppo tutti lo facciamo inavvertitamente anche 3 volte al minuto, ma rischiamo di contaminare le nostre mucose orali, olfattive o oculari. Infine, ma non meno importante, affrontiamo la cronica carenza di questi presidi. Molte persone non li hanno affatto, o nei casi più fortunati ne hanno solamente una di mascherina.
Dunque, quelli che sto per darvi sono consigli non consigli, cose che normalmente non andrebbero mai fatte. Lo ricordo, per legge le mascherine sono monouso e nulla di quello che io vi sto per dire significa che dobbiate agire differentemente. Tuttavia non posso esimermi dal darvi questi consigli perché in questo momento di emergenza è una questione di salute pubblica. Le indicazioni sono le seguenti. Le mascherine, dopo essere state utilizzate, devono essere considerate contaminate all'esterno quanto all'interno, quindi vanno maneggiate solamente dagli elastici e vanno appese in modo da non contaminare alcuna superficie. Se ne avete poche, ma più di una, non utilizzate la stessa mascherina più volte durante la stessa giornata, ma aspettate il giorno successivo. Perché il virus, con le dovute accortezze, se presente, è morto o comunque la carica virale si è ridotta molto. Quando rientrate a casa, rimettete le mascherine al sole se ne avete la possibilità, rigirandole più volte durante la giornata in modo da disinfettare entrambi i lati. I raggi UV del sole hanno la caratteristica di danneggiare il DNA dei virus e dei batteri, come accade anche purtroppo per la nostra pelle quando ci causano tumori. Dopo essere state utilizzate, le mascherine vanno quindi appese o poggiate sul lato concavo con attenzione. Non vanno messe in tasca né in borsa perché potrebbero contaminare gli oggetti con i quali vengono a contatto. Infine mi rivolgo alle estetiste e ai centri estetici. Se avete apparecchi igienizzanti e raggi UV, usateli per disinfettare le mascherine, perché fanno in maniera molto più efficace quello che in maniera molto più blanda fanno i raggi solari. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero sia stato utile a tutti per dirimere molti dubbi. Spero sia stato utile per vivere questa esperienza così traumatica in maniera più consapevole e soprattutto senza sprecare risorse inutili. Auguro a tutti gli italiani un radioso futuro.